Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, ebbene sì, torniamo col pesare le bustine. Ma questo giro non abbiamo bustine pseudo vintage come l'altra volta, ma le reprint vintage della collezione leggendaria uscita, se non erro, verso aprile-maggio. L'idea di fondo è quella di capire se effettivamente anche queste bustine possano essere pesate e rischiare di beccarci un'inculata se comprate su Car Market. Ovviamente ragazzi, però, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jackstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram, ovviamente sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, procediamo con il video. Promo e i pacchetti, perché ragazzi sta roba non la sbustavo da un mese. Tu hai mai sbustato sta roba? No, mai sbustata. Dovevi buttarci almeno qualche soldo. Bellissimo. Questo è un prodotto che vale la pena sbustare. Sì, un prodotto bello. Allora, adesso famo il gioco delle coppie. Via. Io prendo Crisi Oscura, questo va qua. Questo è Invasione del Castello dei Metallici. No, c'è qualcosa che non va. Predoni qua, no. Mi manca... aspetta. C'è un problema di fondo qua. Cosa? Manca... No, eccolo. Ah, ok. Allora, ci drogiamo. Teoricamente questi pack, considerando che sono di ultima generazione, dovrebbero avere tutti lo stesso peso. Ovviamente però i pacchetti dove all'interno ci sono le foil, visto che la foil non era garantita, dovrebbero teoricamente pesare di più. L'abbiamo già visto con i pack dove usciva Ghost Ogre, che non ricordo il nome, dove abbiamo sbustato Ghost Ogre. E adesso andremo a farlo pure con loro, in modo tale da capire se quando sbusteremo i box potremo skippare tutti i pack vuoti. Detto questo, andiamo col bilancino. Andiamo col primo pack, 14,54. Prossimo pack... 14,72. Oh, questo pesa di più, eh? Qua potrebbe esserci la foil. Mettilo, mettilo qua. Esatto. Poi il terzo, 14,64. In mezzo. Dottore, mi passi la seconda espansione. Ah, non le apriamo? Ah, pesiamo? No, pesiamo tutti. Ah, ok. Cioè, su un campione di tre non ha senso. Vabbè, però questo è Drago Bianco, questo è... 14,58, quindi è 14,54 praticamente. 14,43. Questo è un cazzo. Sì, poi questo. 14,57, che va sempre qua. Ok, sì. Terza espansione. Terza espansione, dottore. Allora, la prima, 14,58. Sempre lì. Non c'è niente qua dentro. 14,58. Anche quello uguale. Sì, 14,52. Mi passi la terza espansione? Ecco. No, la quarta. Sovrano del Faraone, servitore del Faraone. 14,63. Questo è un po' di più, dai. Quindi qui. Sta qua. No, no, qui. No, questo era 14 e... No, sta qui, perché questo qui è quello che pesa di più, che è 72. Ah, ok. Quindi questo che è 60... Quant'era? 14 e... Non me lo ricordo. 63. 14,72 questo. Come minimo c'è la secret. Ma non era tipo che ogni boxettino alla fine si trovava una secret? 14,47. Mi passi la penultima espansione. La prima è 14,71. Pesicchia, eh? Qua ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Poi abbiamo 14,64. Anche questo non è male. 14,60. Penso anche questo lo possiamo mettere nel terzo slot. Qui ci stanno quelli anche da 58 sull'ultima espansione. Ultima espansione, servitore del caos. No, invasione del caos. 14,67, quindi terzo slot. 14,57 e 14,58. Perfetto. Allora, teoricamente qua abbiamo i pacchetti. La prima sezione che vanno da quanto, indicativamente? Indicativamente il primo va da più basso, che è 14,47. Ah no, anche un 14,43. Comunque orientativamente tra il 14,40 e il 14,50. Di mezzo dal 14,50 a salire fino a 60. Poi 60-70 indicativamente. Esatto, e poi sopra i 70. Ok, adesso partirei un attimo dalle promo perché le abbiamo skippate. C'hai l'onore di aprirne. Vado alle promo. Io ho un problema con questi pacchettini di merda. Sì, sei l'unico sulla faccia del pianeta. Fatto. Allora, queste sono quelle uguali. Ricordiamo che ci sono quelle uguali per tutti, che sono quindi le tre divinità, e Drago Bianco, Drago Nero e Mago Nero. E poi l'ultima che è... Guarda l'attributo tedesco. Ma invece questi qui valgono qualcosa o no? No, quelle no. Questa però sta tipo 10 euro. E qua abbiamo invece... Bello. Vabbè, queste che le conosciamo. E Drago Bianco Ki Blu. Questo quanto sta? Non sta qualcosina? 12. Costano un botto, eh. Davvero? Sì. E se io volessi tutte le divinità così, quanto spendo? Se solo le divinità o tutte le carte del set? Solo le divinità. Almeno 35 euro. Dio di Dio. Ah, queste le abbiamo già viste. Veloce. Slifer è veramente figo. Slifferone. Allora, vuoi slivare, visto che costicchiano? Sì, dai. Da. Oggi youtuber professionali, sembriamo. Abbiamo preso per il video di prima una roba come 50 slive e sono uscite 4 carte buone. Questo è Dio che ci punisce. Allora, sì, andiamo con i più leggeri. Sappiamo già che nei più leggeri... C'è dai, niente. Oh, c'è troppa differenza di peso. Cioè, qui sicuramente non c'è niente. Dai. Hai preferenze? Ma questo qui che è rosso mi gusta, Va bene. L'idea. Io apro predoni metallici. Hai mai aperto un predoni metallici? No.
Neanche Ah sì, 20 anni fa. quando ero piccolo sì. Io Mamma mia, guarda che film. fin dall'inizio ho giocato a Yu-Gi-Oh! Cioè, quando ero piccolo. Allora, sta roba penso che. Ma lui me lo ricordo! Cioè, io sta roba mi ricordo della sbustata, eh. Bestia spada folle. Che belle ste carte. Criceto bubbonico. Tigre Era bianco. pieno di carte di merda, cioè Questo guardale. fa il medio, palesemente fa il medio. Sì. Allora, il trick è a 4. No, a 3. No, allora mi devo incazzare questo video. Non vedo l'ora che mi arrivino i box perché quelli. Allora, quindi il Oh, trick è smintato già? Sei un animale No, comunque. tanto non è niente. Il trick a 4. A 3. Quindi levo le tre. Sì, davanti. Sì. Ok. Protettrice del trono. Questo mi ricordo. Antico cervello. Giocoliere devastante. Elfo antico, questo me lo ricordo. Vabbè, tutte mi ricordo. Vai, grande falena. No, vedi, il trick è Sì, sbagliato. ma perché bastava mettere in avanti le tre. Invece hai fatto il trick che hai messo là fuori come ultima. No. Sì, guarda, è così che dovevi fare Ah, il perché la foglia è dopo la trick. rara? Sì. Non è al posto della rara? No. Ah, allora ho sbagliato. Una volta invece la rara c'aveva un valore. Mentre adesso l'hanno. Basta fare così. Guru Ah, ok. Guru Sacra. Sacra. Confine DD. Polverino del Grifone. Chopman. L'uomo Chopper. Schiacciare. Grande Koala. Shuriken Fuma. E pulsante l'autodistruzione. Bello pulsante autodistruzione però. Ok, i pacchetti più leggeri, No, vabbè, come lo sa. volevasi Non c'è dimostrare, niente, non c'è come lo niente. sapevamo già. I Non pa- i è pacchi. come con mamma. Qua lo sapevamo che non c'era niente. I pacchetti medi, questi qui, però potrebbero essere comunque una merda. Sì, secondo me questo è un mix. Questo sarà anche un mix. Qua ci sarà solo foil. Vediamo qui quali pacchetti ci abbiamo. Ah, un po' di tutto. Ah, questi dello stesso set, tutti qua. Va bene. Cosa ti va di sbustare? Ah, io vorrei sbustare Vai. l'EDD, che tanto qui non trovo niente. Mentre qui c'è su quello più pesante Tipo un drago bianco occhi un... blu. Così non le sminto. Vado molto piano. Lo voglio. Ecco che mazzo voglio fare. Ecco che mazzo voglio fare. Ragazzi, prossima decklist sul canale. Uno, due, tre. Erba di fuoco. Erba di Sembra un fuoco. bong. Sì. Ah, oddio, queste me le ricordo tutti. Mo piango. Il video si chiamerà Francesco piange per aver visto carte Carte vecchie brutte, non forti, anche perché l'effetto di questa carta di Non è, merda non è è. una pianta mangia uomini velenosa, sempre pronta a fare vittime. 800 e 600. La dentiera, servitore, arco d'argento, insetto della foresta, scintille. Malù, me lo ricordo. 2000 di difesa. Allora, io punterei su un predoni metallici, che sai, una forza riflessa Io. esotica qua potrebbe essere carina. Sì, Mio padre. Le metto tutte insieme? sì. Niwatori, la bara ridente, Fa voi. Ibikime, pifferaio di draghi, drago strisciante, zombie corazzato, Chi di corazzato ha ben poco? Medusa. medusa, Oshingen e lucertola elettrica. Ma è tutto nella media, nel senso. Sì, però, cioè, pesavano un po' di più, ma a quanto pare niente di È così. probabilmente il taglio, il bilancino che Apro uno di funziona male. questi. Di. Sovrano della magia. Sovrano della magia. Che cosa usciva che non mi ricordo? Era qui che c'era il drago bianco? No, il drago bianco Toon. Era da uno di sti set Sì, da un comunque. 27 sicuro perché l'ho visto sbustare di Egubo. Comunque, qua il 90% delle carte che sbusti sono bandite. Orco di pietra. Guardiano affidabile. Labirinto magico. Umi Iruka. Angelo. Angelo. Splendente. Niente. Casa del nastro adesivo. È letteralmente il mio artwork preferito. Ma ti rendi conto che la gente continua a dire che i vecchi artwork sono più belli di quelli È nuovi? vero. Quelli vecchi sono molto più. Mostruosi. Più. Mentre quelli nuovi sono più, capito, bambine Oh, sorridenti. carine! Un tocco al seno. Esatto. Allora. Allora, fata delle spine. C'era scritto per caso negromante? Si può No. dire? Anzi. Tartaruga don mai vista. Schiacciare. Ah, sì. Ok. Scudo giallo dei desideri. Triceratopo oscuro. E Inno alla terra, va bene. Yok hai aperto tu. Io aprirò Crisi Oscura. Oh, io la potevo fare ad aprirlo in modo decente un pacchetto. Senza smintarlo. Una, due, tre. Ma che artwork è? Artwork di merda. Riposo eterno, definitivo. Gestus di Dagla. Trascinato la tomba. Trascinato dalla tomba. Io gli Scorpio, carini. Comunque nessuna carta che si può giocare in GOT, Oh, questo me lo ricordo. eh. Che cazzo è? Signore. Mai visto. Scacco matto. E non ci sono scacchi. Presto quando usciranno i supporti scacchi. Anche lì. Ogni volta che Subito. esce una carta, mazzo, pronto. L'hai già iniziato a testare? No, perché ancora non si sono gli effetti di tutti. Ah, cazzo. Comunque Misticanza. è ora che te li inventi, eh. Frustacoda gemelle, cinghiale guerriero, destino finale, riposo eterno, orco di pietra, onesto. Sì, sto per dire onesta, sei bergiara. La Vabbè, prima carta niente. umana tra le rare. Tu non hai aperto problemi metallici, quindi apri pure io apro questo. Bello questo. Riccardo, padre Riccardo. Riccardo Goblin, assalitore lampo. Campana cerimoniale.
Custode, un drago brutto, serpente inutile. Guarda, faccio vedere io. Dopo di questo partiamo con i pacchetti che potrebbero avere un senso. Potrebbero, come cioè campana letteralmente fino a quando questa carta rimane scoperta sul terreno rimane mio padre. Il tuo avversario dovete mostrarvi le carte in mano, cioè ragazzi, questi sono gli effetti. Quella carta lì del saggio si gioca. Un drago del tuono. Strigone mascherato. Cazzo, finalmente. Corno del paradiso. Questo che set era? Meta Rider, predoni metallici. Predoni metallici, quindi era il secondo. Ti dico quanto pesava. Poteva andarci meglio come foil, 14,58 pesava. Quindi teoricamente in questi c'è il 50% di possibilità di beccare una foil, almeno. Sì, in teoria. Scegliete quale dove vorresti trovare una foil. Dove vorrei trovare una foil? Qui. 1, 2, 3. Grande tumulto. Casa cappello. Carpe voraci. Ispezione. Libro di Salomone. Cioè, leggi l'effetto della carta. Salta la tua standby phase. What? Cacciatore di spada o marcia inarrestabile? Questi mi sembrano i russi che conquistano l'Ucraina. Non si può dire. Non so se si può dire. Questo è il mazzo ruspe, però. Letteralmente un infinito. Legame carino. Sepoltura. Ho sbagliato trick. Sì. Sepoltura, bella, però. Bella, bella. Bella, bella. Sì. Ci sta andando. Sai che se può pesare? C'ho questo presentimento. Si può pesare questi pacchetti? La risposta è sì. Si possono pesare. Allora, vattene la druncolo, guru sacra, inno alla terra, cavalletta pungente, fiore contraerea, sylphid, goblin allenatore, triceratopo oscuro e niente. Qui niente però. Quale vuoi? Tu apri L di diva. No, non te la accogli la possibilità di trovare un drago. In caso è qui. Allora, ti apri questo allora, quello. Vabbè. Che pesa di più delle DD. Anzi, lob. E comunque, per adesso, a livello di foil, diciamo che ci è andata benino, eh. Diciamo, una è veramente top. Allora, c'è la foil, sì. Già lo sai. Lo sento. C'è la foil. Senti proprio l'energia c'è che la arriva. Foil, c'è la foil, c'è la foil. E c'è quella foil. C'è quella foil lì. Furioso re dei mari, che non è tanto furioso. Uccello larva, orrendo. Pecora mistica, orrenda. Re della nebbia, orrendo. La tredicesima tomba, orrendo. Questa, se gioca ai turni. Sì, questa è per Faber. Sì, qua c'è. Qua c'è, lo so. Perché quando c'è la foil, il trick è a 4, non a 3. C'è la foil? È un mostro normale, sì. No, mi sembra di visto oscurità, il mago nero. Non è vero. Incredibile. Lo sapevo che c'era la foil. Comunque quanto è brutta la foilatura. Lo sapevo che c'era la foil. Questo dovrebbe stare sui 20 euro, se non ricordo male. E comunque per quanto sia una reprint, cioè non è che te la regalano, eh. Oh, 14,64 pesava sto pacchetto. E dobbiamo aprire quello da 14,72. Ho visto un'armatura Sakurezu che non è male. Questo è il vero Keldo. Il vero Keldo. Bacchetta, raggio della speranza, armatura Sakurezu. Secondo me anche qua c'è la foil. Evocatore dell'arsenale, Dark Scorpion, grazie di token. No, qua non devi tirare il dado. Ok, i tre pacchetti più pesanti in ordine pesano 14,72. Ah, ecco lo più pesante. Questo 14,72 uguale. E questo qui pesa 14,71. Questo è quello che pesa di meno tra sti due. Ma de niente, cioè nel senso. Quindi teoricamente qua tre foil. Sì. Te la faccio scegliere. Puoi scegliere anche questo se vuoi. No. Io voglio aprire che non l'ho aperta. Mi sa che non ho aperto Crisi Oscura. Perché Vai. Questo l'ho aperto. Iniziate da questo. Io apro questo e poi. Io direi che già fai il trick da 4. No. E chiamartela troppo. Fa il trick da. Ok. Tigre bianca. Leggente. Allora, poi. Regolazione della tribù. Attacca e ricevi. Frantumatore magico di tipo 0. Farebbe ridere che qua non c'è niente. Sicuro. Soldato di fuoco 2. Carro. Legame. C'è la foil. E magia. Che cazzo ci ha? Oh, cazzo. Non so, non è una super rara. Pioggia di meteoriti. Vabbè, la sliviamo. Perché no? Cazzo, ci siamo già. No, può essere che le super pesano più di tutti. Mi sembra testando con l'altro box le super erano quelle che pesavano di più. No, dici? Fammi vedeva. Sì, questa c'è una super potentissima. Ah, ragazzi. Forse il range è 14. Speriamo di no. Infatti, tutte le ultra sono uscite nel range delle. Vabbè, in ogni caso, sai che pesano di più in generale. Malena la pugliese. È palesemente lei. Guardiano Kai-est. Se fosse a fuoco sarebbe più bello. Sarebbe. Sì, sarebbe molto più bello. Metta a fuoco le mani, metta a fuoco le carte. Oh! Oh! Il fabbro. Allenatore DD. Pandemonio. Guardiano Elma. Scorpio. Non c'è niente. Super. No, ok. Quindi non c'è nessuna secret. No, dai, una secret la devi cagare. Qua poteva essere la carta più potente del che mondo. Che fallimento che le super sono quelle che pesano di più. Che fallimento. Abbiamo pozione rossa, raggio e temperatura, riflesso evocatore 2, terra il terribile, lande desolate, cura Visirus, luna mistica. Guarda. Buco nero, dai. Almeno. Buco nero super. Il range buono è quello centrale. È quello centrale, sì. Tutto sommato non è andata male perché abbiamo trovato il mago nero, la sepoltura prematura, il buco nero super.
Cioè, non era così scontato, potevano essere delle secret di merda anche. Il problema è che ci eravamo sfomentati col peso eccessivo di quei pacchetti. E invece le super pesano incredibilmente tanto. Quindi il range delle ultra range è tra 60 e 70. No, sotto il 70. Quella Mago Nero pesava 68. No, nel senso sotto il 70, tra il 60. Sì. Però già 70 sei sulle super. Sì, ci può stare la ultra che pesa un pochino meno. Il top era trovare la secret e capì quanto poteva pesare una secret. Quello sì, però più o meno credo che il range sia quello. Le super dovrebbero essere sempre quelle che pesano di più. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere se peserete i pacchetti quando usciranno i box, così vi beccate le robe foil e il resto vendete tutto. No, ovviamente non fatelo. Non si fa sta cosa, no. Konami non approva. Neanche quando vai in edicola, vedi lì, oh, pesi i pacchetti, dici guarda, edicolante, voglio questo. Voglio quello. E va bene ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!